sinceramente io lì tutti i giorni non ero tranquillo io, perché là poteva succedere di tutto, anche adesso può succedere di tutto, perché io ho visto diverse persone hanno cercato di piccarti pure là. Guarda che non è che sono più forte di loro, ho lo stesso sentimento che il male che ce l'hanno loro, delle persone lì dentro che mi hanno fatto stare più forte, quelli che sono arrivati sulle barche, la barca è sfondata, rimasti solo loro 10, erano 200 persone. Sì, anche questa cosa l'ho pensato, quella forza che ha avuto, l'ho avuto dentro, diciamo. Perché io lì, come tu mi fai le domande, io facevo tante domande delle persone. Io cercavo di unire tutti che erano lì dentro. Perché quando sono arrivato dentro, visto tutti ci odiavano. Di Gambia, della Nigeria, di qua, ho detto ragazzi, siamo tutti africani. Ci siamo trovati da questo posto di merda, cerchiamo di sorridere almeno. Salve a tutti, io mi chiamo Fahim Malik, sono una dei vittime della CPR, Centro Detenzione e Espulsione di Bari. Quando ho capito che nella fabbrica non posso più trovare lavoro, ho aperto la mia licenza, lavorato come ambulante, ma regolare. Fino adesso. E poi mi è capitato tutta questa cosa qua che mi hanno portato lì al CPR. Allora io faccio i mercati. Sono andato a prendere un pezzo da un paese dove devo passare per Macerata per forza. Passato lì mi hanno fermato davanti alla stazione. Dopo che mi hanno fermato mi hanno portato alla questura, mi hanno chiesto i documenti, la patente, l'assicurazione del furgone, l'ho dato tutto, mi hanno tenuto lì 5 ore e mi hanno dato un foglio di via. Tu mi hai revocato la mia quarta di soggiorno, però mi hai lasciato con la mia licenza, partita IVA e tutto funziona, io sto pagando le stesse tasse quello che ho pagato come prima. 5 giorni dopo sono andato a fare mercato e col momento lì che giravo con la mia mezzo mi ha fermato la polizia. Mi hanno portato questura alle 9 fino alle ore 18. Da lì mi hanno accompagnato a Bari, al centro di detenzione a Bari. Da lì che sono rimasto 3 mesi. Però io risulto che sono sempre un clandestino. Dopo 30 anni che io devo avere veramente la cittadinanza. 30 anni ragazzi, non è io 30 giorni. 30 anni che io sto qua, adesso mi trovo. Dopo tutti i contributi che ho fatto qua, io sono integrato. Qua in Ancona, qua mi conoscono più di tutti gli immigrati che vivono qua, l'avete visto voi. Dove giro mi fermo, mi conoscono tutto. Allora io vendo la roba africana. Vendo la bigiotteria, oggettistica, la roba africana, roba varia. Siamo qui al mercato piano di Ancona, che è qui dove io mettevo la bancarella ogni venerdì. Mi piace il mio lavoro perché anche conosco un sacco di persone, un lavoro che mi ha fatto integrare bene, imparare tante la cultura italiana, soprattutto la cultura marchigiana. E questo quartiere piano, là c'è Piazza Ugubasi. Poi quella via dove siamo venuti è via Giordano Bruno, qua via della Montagnola. Qui lo conosco bene perché ci ho vissuto 30 anni. 30 anni non è 30 giorni.
Io conosco tutto Ancona, tutto. C'ho un sacco di amici che mi conoscono. Allora io lo faccio mangiare pacculoi. Lo faccio assaggiare pacculoi. E questo è un dialetto anconitano che ho imparato la gente a parlare, fa un po' ridere, però loro le sanno. Mi scusi, che cos'è il pacculoi? La bruschetta, pane e olio. La bruschetta, poi olio. Olio e aglio, e tanto aglio. Qui è tipico delle Marche. Sì, si fa d'inverno. Ogni tanto faccio questa battuta con gli amici. Anche il vino rosso Conero, molto buono, anche verdicchio. Sì. Non so, avevi delle... No, che era di qui, perché già è parecchio tempo che sta qui. Io così sembravo che fosse di qui, come persona, ecco. Dopo non so che è della giù lontano, si vede. Tra noi altri ci portiamo rispetto, ci vogliamo bene, dopo un po' ci vogliamo bene, vero? Dopo un po' ci vogliamo bene. Da principio sai, c'è un po' sempre di distanza perché non sai che tipo è, una cosa o un'altra. Dopo si vede, se è ignorante te lo allontani, se invece è una persona moderata si accoglie subito, si fratellizza. Io quando ero in Senegal già lavoravo con mio padre come artigianato, che facevo i fili, il telaio facevamo. Per questo volevo prendere questo filo per portarlo laggiù, perché la mia famiglia fanno ancora questo lavoro. Quindi lavoro che conosco bene, lo facevo da quando avevo 15 anni, lavoravo con mio padre. Poi dopo un giorno ho detto va bene, io vorrei andare qualche parte all'epoca. Poi sono venuto qua, mi sono trovato bene, anche prima qua mi sono trovato bene. Cominciavo a lavorare nelle fabbriche, ho lavorato nelle fabbriche di falegname, ho fatto muratore. Ho lavorato le scarpe Sole e attività nuova marca da una ditta che si chiama Eurosole. Dopo ho aperto la mia attività, la partita IVA, registro l'impresa e faccio il mercato. Io come mai che sono finito da questo centro qua? Come mai? Quello centro CPR è un centro di schiavitù, come lo posso chiamare, come quello che è successo a Gore in Senegal quando hanno portato gli schiavi in America. È la stessa cosa quella che sta succedendo là a Bari. Vai lì dentro e sono delle gabbie dove succede delle cose terribili. Non so se riesco a raccontare tutto quello che ho vissuto là. Io non sono stupido, io ho vissuto qua in Italia per 30 anni, visto che là c'è un business, tutti gli immigrati tra Senegal, Gambia, Nigeria, Tunisia, Marocco, Algeria, nordafricani sono tantissimi là. C'è stata una violenza che non si può raccontare tutti. Io la seconda notte che sono arrivato lì mi hanno aggredito 4 tunisini. Hanno chiamato le forze dell'ordine, sarebbe quelle polizia militare che stanno lì dentro. Invece di intervenire subito, loro stavano lì a guardare quella scena come una gara, qualcosa divertente. Loro si divertono, poi aprono la porta, mi hanno preso, mi hanno portato da un altro reparto. Perché questo centro, quelli gente che stanno lì sono gente che vengono dalla Libia, anche per loro mi dispiace, poverati. Gente che hanno sofferto di anni là, ho visto le gente che mi hanno raccontato la loro storia. Già lì ho dimenticato proprio la mia, perché non sapevo che ancora nel mondo 2018, ragazzi, ancora esistono questa cosa qui in Italia.
un paese dove io pensavo che è un modello. Mi hanno dato una coperta dove, non lo so da quante persone che l'hanno dato le stesse coperte, che le, per tipo io sono stato 3 mesi là, la roba che lascio là non li lavano, arriva un altro e le danno, sai se c'ho una malattia o no. Ci stanno un sacco di ragazzi lì dentro che stanno malissimo, non vengono curati, ti danno le stesse medicine. Tipo quando tu, qualsiasi malattia che hai loro, quella medicina che gira lì è quella che ti danno. Il problema sanitario è una cosa molto pericolosa. Molto pericolosa. Io ho visto quelle, alcuni, c'è un medico, non lo so, infermiere come lo posso chiamare, lui ha proprio questa voglia di darti questa terapia con le gocce. Quella cosa lì è così potente, io l'ho assaggiato una volta, ho detto ma come uno può prendere questa roba? Allora questa persona con cui sto parlando sono ragazzi di associazioni che combattono per i diritti degli immigrati, i diritti degli umani, ragazzi in gamba, quelli che si muovono, che vogliono far sapere tutti questi problemi che succede sul CPR. Mio fratello, guarda, mi fa pena, guarda, te sei un ragazzo, tu sei uno dei migliori che ho conosciuto lì. Anche sei l'unico con cui potevo parlare, perché quelli che erano lì non parlano italiano, magari non capiscono tante cose, loro arrivano da Libia direttamente, li mettono lì, non è come noi che tu sei vissuto qua, sei arrivato in Italia a 15 anni, cioè vissuto qua tutta la tua vita, adesso ti portano da un posto così, mischiate delle persone, quelle persone che ti stanno lì dentro, anche lo stesso mio caso, è una cosa che mi fa pena, guarda. Io quando ero lì mi sentevo come contachinte, come il tempo dei schiavi. Io mi sentivo proprio quello, veramente. Io tante volte rimasto, ho pianto lì dentro, non potevo piangere davanti a voi, però tante volte sono andato in bagno o qualche parte, mi veniva lacrime, dico, ma Dio, ma io cosa ti ho fatto? E cosa noi, cosa abbiamo fatto che noi siamo proprio merito di stare da un posto così, guarda. Cioè, mi dispiace, guarda. E quanto è importante avere qualcuno fuori che si muove, è molto importante. Molto importante pure sentire qualcuno che ti chiama lì fuori. Veramente loro hanno bisogno proprio di aiuto, hanno bisogno veramente, perché loro, io so che loro stanno, io ho sofferto tanto. Lì una giornata, lì sono 2 giorni, guarda, perché vabbè, ti vengono a svegliare quegli infermieri, c'è uno vecchio infermiere là che ti danno delle gocce per dormire, già quelle gocce che danno è malissimo, io ho provato a prenderla, 2 volte ho detto no, questa roba è peggiore di tutto, cioè, è una droga. Tu prendi questa, puoi dormire 2 giorni, poi ti fa male tutti. Poi ogni volta che tu abituarsi a queste cose qua, diventi come una dipendenza, perché io ho visto le persone che loro si tremano, guarda, per prendere questa cosa qua. Il cibo fa molto 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 male, le persone che vedi là mi fanno pena, guarda, le persone che non come se fosse più, non sei più un essere umano, guarda, lì non è un carcere, non è come le chiamano centro di detenzione, questo è un manicomio, e adesso posso dire che veramente è schiavitù, è cominciato veramente. Questo è un vero schiavismo. C'è un TV, non c'è telecomando, e telecomando deve chiederla loro.
devi chiedere loro, telecomando, te le portano e poi aspettano lì, tu prendi un canale e poi dopo... E il TV viene castrato con il tipo... l'acciaio proprio che tu magari lì non lo puoi neanche toccare e sta lì sopra. Un'altra attività non c'è, non esiste proprio. Non c'è una palla o un gioco o qualcosa, niente. Lì quello che ti posso dire, quella che hanno soldi, vuoi la droga, c'è qualcuno che te le passa dentro. Mi hanno tolto, guarda, te lo giuro, era meglio mettermi 6 mesi in carcere Montacuto che una settimana là. Chissà come funziona là al CPR Bari, se mi dicono vai lì per una settimana, vai 6 mesi in carcere, io vado 6 mesi in carcere. Però la medicina che ti danno per me non vale niente. Sono le stesse medicine che quando uno ha mal di testa o hai altre malattie. Visto un ragazzo di Burkina Faso, come lui, da 3 giorni che lui, l'unica cosa che mangia è le vomita, che stava proprio male. Una volta hanno portato un disabile, un ragazzo dalla Gambia disabile, non cammina, uno proprio... lui non cammina. Quella volta lì abbiamo fatto rivolta, l'ho creato io con Fasil dentro. Abbiamo cominciato a battere le porte, dopo sono venuti loro, hanno detto guarda che scusa, è arrivato l'ispettore Michele, mi ha fatto guarda Malik hai ragione, però qui sta deve rimanere almeno una notte. Ma quella è una persona che ha bisogno di assistenza, sono io che l'ho portato al bagno, l'ho lavato. Io, la prima volta nella mia vita io andare a lavare qualcuno. Da una persona che non doveva stare lì. Ho fatto ricorso per i miei documenti, ho fatto di tutto, tutti questi amici che conosco qua sono delle persone importanti per me. Ho bussato da tutte le porte, adesso non ho più la possibilità. Adesso cerco di ritornare in Senegal, tornare in mia casa definitivamente. Quando ritorno cercherò, non lo so, di fare, non sarà facile per me. Perché anche là sono vissuto 30 anni qua, non mi conoscono tante persone, devo cercare di integrarmi là e non sarà facile. Sono un responsabile della famiglia e ho sempre aiutato anche là. C'è un villaggio che io aiuto tanto, ogni mese, anche quando lavoravo in fabbrica. La mia è stupendo, venire a dividere con loro. Anche adesso col lavoro che faccio, sempre aiuto loro, anche la mia famiglia. Con i miei padri, io sono cresciuto da una famiglia lavoratori. Io non voglio avere nessuno soldi senza sudarmi, lavorare, no. Non esiste proprio. Di smettere di andare a prendere le risorse dei paesi deboli e portare questa risorsa dei paesi ricchi, quella che potevano avere la vita per bene e rimangono sempre poveri. Perché l'Africa è un paese ricco, c'è però le gente che stanno molto male. Sì, è questa cosa qua la verità. Perché questa gente sbarcano da una terra così ricca come l'Africa e vengono qua? E tutte le risorse dell'Africa l'hanno preso, l'hanno portato qua, loro non hanno niente, pure loro dicono allora adesso noi andiamo da loro. Lasciate la ricchezza dell'Africa, vedrai per un anno, non vedranno mai più nessun africano qua, perché l'Africa fino adesso ancora c'è la risorsa. Circone che stanno lì in Senegal, che sono le terze miniere più grandi del mondo, anche oro che stanno lì nel Sabadona, ne sappiamo. In Guinea
Costa d'Avorio, e chissà da quanti anni che loro portano sempre questa risorsa. Noi non possiamo prendere neanche un pezzettino di quanto l'Occidente ha preso in Africa. Anche se tutta l'Africa vengono qua, non possiamo prendere niente di quanto hanno preso l'Occidente in Africa. E continuano a prenderlo. Nessuno paese può andare avanti, perché quando cominci a lavorare, apri gli occhi e creano la guerra, i conflitti, si massacra, dopo si mischiano tutto. E arrivano loro, risorse, risorse, risorse.